Nummolo di Avvocato di Strada, una delle associazioni di Bologna che si occupa di chi non ha un avvocato e soprattutto e anche di quelle persone che pagano con la propria pelle le leggi ingiuste come i decreti Salvini. E qua con noi gli lasciamo la parola. Grazie. Grazie a tutti voi per essere qui. Io sono qui per portarvi un saluto dell'associazione Avvocato di Strada, ma vorrei anche portare due parole, devo dire due parole a quello che c'è qui di fianco rispetto al decreto, ai decreti che lui ha scritto. E io provo davvero in due parole a descrivere questi decreti, perché poi bisogna leggerli. Io faccio l'avvocato, quando c'è una legge ovviamente la guardo, la analizzo, e leggendo i suoi due decreti si capiscono innanzitutto due cose. La prima, che non si occupano di sicurezza, perché producono semplicemente insicurezza. La seconda, che sono fatte per evitare l'inclusione sociale e per alimentare l'odio e l'intolleranza. E allora il decreto Salvini 1, che cosa dice esattamente questo decreto? Articolo 1 del decreto: via la protezione umanitaria, buttiamo in strada migliaia di persone migranti che sono in Italia regolarmente, perché il chiedente asilo sono in Italia regolarmente, li buttiamo in mezzo alla strada, perché così queste persone non hanno più un posto dove andare, si vedono in giro e creano un po' di insicurezza, un po' di insofferenza. Basta questo? No, perché a pensarci bene non basta, bisogna buttarne in strada un altro pochettino. E allora articolo 13 del decreto Salvini: buttiamo in strada anche le persone richiedenti asilo. E come facciamo? Gli togliamo la residenza. Gli togliamo la residenza, per cui queste persone fanno fatica, grande fatica, a trovare un posto di lavoro, fanno fatica a trovare un appartamento, e quindi si troveranno anche loro in strada. Parentesi, sull'articolo 13, Avvocato di Strada ha scritto un ricorso, l'abbiamo scritto qui io e la collega Paola Pizzi, che è presente, e l'abbiamo mandato nelle 55 città italiane dove è presente Avvocato di Strada, e l'abbiamo presentato dappertutto. Abbiamo vinto tutte le cause ad oggi, tutte le cause, anche a Bologna, tutte, e a Bologna, a Genova, ad Ancona, a Lecce, in tutte le città abbiamo vinto le cause contro i comuni che ritenevano di dover applicare quel decreto, e quindi di non dare la residenza di chiedente asilo. Adesso la residenza ce l'hanno tutti e tutti quanti stanno tranquillamente svolgendo il loro percorso di vita. Dovremmo ricordarci che prima del decreto Salvini il 70% delle persone che uscivano dagli SPRAR aveva già casa e lavoro avendo la residenza. Però il decreto non si ferma là, perché lui ci ha pensato, ha detto: ma queste persone le butto in strada e poi che cosa potranno fare in strada? E magari chiederanno l'elemosina? Benissimo, reinseriamo il reato di accattonaggio, che da 25 anni non c'era nel nostro codice penale, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, e adesso l'hanno reinserito come reato, così queste persone non potranno più neanche chiedere l'elemosina, al massimo potranno andare a lavorare in nero come schiavi, perché questo è il destino segnato, è questo, la volontà è in nero come schiavi. E poi hanno pensato anche, lui ha pensato anche evidentemente, ma queste persone a un certo punto che cosa possono fare? Se non chiedono le mosse, non possono lavorare, andranno in giro e la sera, magari stanchi, andranno a dormire in una casa abbandonata, no? in un alloggio abbandonato, una casa in campagna. E no, non possono neanche dormire, troppo comodo dormire. E quindi raddoppiamo le pene per l'occupazione di immobili, da 2 anni a 4 anni. Se qualcuno in strada vi ferma e vi tira un cazzotto in faccia e vi rompe il naso, il massimo della pena sono 3 anni di carcere. Per chi stanco la sera va a dormire in un immobile abbandonato, sono diventati 4 anni. E che cosa potranno fare poi queste persone? Magari potranno andare a manifestare, perché quando c'è una situazione difficile si manifesta. Aumentiamo le pene anche per le manifestazioni non autorizzate, e così diamo uno schiaffettino, anzi, come dire, più di uno schiaffettino anche alle organizzazioni sindacali e a coloro che si occupano dei diritti delle persone, dei lavoratori. E quindi c'è anche quello. E queste persone che cos'altro potranno fare? Magari potranno chiedere l'aiuto di un avvocato, e non è troppo comodo chiedere l'aiuto di un avvocato. Facciamo una cosa: eliminiamo il gratuito patrocinio quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, e di conseguenza gli avvocati non difenderanno più queste persone con gratuito patrocinio, perché non prenderanno niente. Ed è talmente facile che un ricorso venga dichiarato inammissibile che, vi racconto una cosa, vi farà anche ridere.
quando abbiamo vinto la causa, noi e Nazionale Zorzera dell'Asi, in due cause diverse le abbiamo vinte, il Ministero dell'Interno ha fatto reclamo e ha mandato da Roma l'Avvocato Generale dello Stato. Abbiamo discusso per due ore questa causa, dopodiché quel ricorso del Ministero dell'Interno è stato dichiarato inammissibile. E a questo punto bisognerebbe chiedersi chi ne paga quelle spese legali per il suo ricorso dichiarato inammissibile. E per finire il decreto Salvini 1, loro hanno anche pensato, ma se uno su mille ce la fa, nonostante questo ostacolo, nonostante tutto ciò che gli abbiamo impedito di fare, ce la fa, resta in Italia regolarmente, non commette reati, lavora, dopo 10 anni chiede la cittadinanza. A proposito, prima dopo 10 anni bisogna aspettare 2 anni per ottenere la cittadinanza, adesso 4, così gliel'abbiamo raddoppiata, ma anche dopo 4 anni ottiene la cittadinanza e poi commette un reato, noi che cosa facciamo? Gli togliamo la cittadinanza italiana. Caso unico nella storia mondiale per cui un soggetto tranquillamente viene dichiarato apolide dalla nostra legge, perché voi sapete che quando una persona perde la cittadinanza italiana normalmente perde la cittadinanza al luogo in cui veniva e quindi diventa apolide, nonostante tutta la normativa internazionale di contrasto alla politia. E poi c'è stato quello ancora peggio, perché il decreto Salvini 2 è qualcosa di, è come un veleno che si sta insinuando nella nostra società e in noi. Guardate che un gruppo di migranti che è stato salvato qualche giorno fa da una nave di una ONG ha detto una cosa: sono passati 3 pescherecci italiani, abbiamo chiesto aiuto e non si sono fermati. Ma voi vi rendete conto di cosa significa? Perché da un lato c'è quello che c'ha un peschereccio che vive della pesca, che vive di quello, lui e la sua famiglia vivono di quello, che ha iniziato ad avere paura di salvare le persone in mare, perché se le salva in mare rischia una multa pesantissima, parliamo di centinaia di migliaia di euro, perché c'è un prezzo alla vita delle persone, circa 3.000 euro a testa, c'è un prezzo con quel decreto, e poi rischia il sequestro e la confisca dell'imbarcazione. E come fa poi a vivere, a mangiare, come fa? Ma vi rendete conto di che cosa significa questo? È la cosa più brutta, peggiore in assoluto. Io mi auguro a marzo ci sarà una sentenza della Corte Costituzionale che porrà fine, secondo me, e dichiarerà incostituzionale una parte di quel decreto, ma noi dobbiamo abrogare completamente tutti e due, è uno degli obiettivi di questa rete di cui Avvocato di Strada fa parte, li dobbiamo abrogare tutti e due, ma soprattutto dobbiamo cancellare quel tipo di mentalità. È già stato detto, solo con l'inclusione noi otterremo società sicure e aperte e tolleranti. In quella maniera creeremo soltanto una società fatta di odio e di paura, con un soggetto che non dà delle soluzioni, individua dei problemi e rispetto a quei problemi individua il nemico, solo il nemico. E le persone purtroppo rispetto a questo tipo di propaganda rischiano di pensare che effettivamente, siccome uno è povero e sfruttato, non è colpa di chi ci sfrutta, ma è colpa di un altro che viene da un'altra città, da un altro paese. Dobbiamo fare molta attenzione su questo. Benissimo che oggi ci siamo, mi auguro che qualche cosa arrivi anche da quella parte, anche se temo fortemente che non sentirà queste critiche. Io vi ringrazio per essere qui oggi, avanti. Quando ci sono difficoltà, ricordiamoci, una volta l'ho detto con Giorgio qua in piazza,